Buongiorno, buongiorno, benvenuti con la nostra informazione, benvenuti al TG Flash. Cresce l'attesa per quest'oggi per quanto riguarda la pubblicazione del report dell'Istituto Superiore di Sanità che fornirà i dati sull'andamento dei contagi e sull'indice di trasmissibilità RT, fornendo le basi per stabilire come cambieranno i colori delle regioni italiane. Stando alle previsioni, quasi mezza Italia potrebbe passare in zona arancione da lunedì 11. Le regioni osservate speciali sono l'Emilia-Romagna, il Lazio, la Lombardia ed il Veneto, soprattutto perché le soglie per entrare in fasce peggiori si sono abbassate. Basta un RT pari a 1 per l'arancione e pari all'1,25 per la zona rossa. Per il 16 gennaio è poi atteso il nuovo DPCM che potrebbe confermare e cambiare l'attuale divisione in fasce e i criteri di assegnazione alle stesse. Va ricordato anche che domani e domenica tutta Italia sarà zona arancione in quanto giorni prefestivo e festivo. La notizia era già nell'aria, poi è arrivata la conferma grazie alle indagini. Alcune dosi del vaccino anti-Covid avanzate a fine giornata sono state somministrate ai parenti degli operatori che martedì sera erano di turno al centro unico vaccinale di Baggiovara, in provincia di Modena, dopo che gli stessi avevano tentato di contattare professionisti della sanità che ne avrebbero avuto diritto. A ricostruire l'episodio, che l'ASL modenese definisce un grave errore, annunciando che aprirà un'istruttoria in merito. Al momento soltanto accertamenti preliminari dei NAS di Parma, finalizzati a ricostruire con precisione i fatti. Sembra infatti che le dosi avanzate fossero destinate ad essere buttate se non fossero state somministrate entro la fine della giornata. Secondo la ricostruzione dell'accaduto, è per questo che gli operatori hanno deciso di destinarle ai congiunti, non riuscendo a mettersi in contatto con altri sanitari. Adesso è il punto per quanto riguarda il Covid in Italia. Sono 18.020 i nuovi contagiati registrati nelle ultime 24 ore nel nostro paese, secondo il bollettino diffuso dal Ministero della Salute, con 414 deceduti. I guariti invece sono 15.659. Le regioni che fanno registrare il maggior numero di contagi sono il Veneto con 3.596, la Toscana con 667 e la Puglia con 657. I tamponi effettuati nel giorno sono 121.275. Aumentano di 16 unità i ricoverati in terapia intensiva, di 117 ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono 2.343 gli attualmente positivi di più di questo giorno, per un totale di 571.055. In leggero aumento in Campania la percentuale tamponi positivi al Covid. Secondo quanto rende noto l'unità di crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore sono 1.052 i nuovi casi positivi al Covid, con 115 sintomatici su 11.930 tamponi esaminati. I guariti sono 997, con la percentuale che è dunque pari all'8,81%, mentre ieri era ferma al 7,93%. Sono ben 39 le persone decedute, 8 nelle ultime 48 ore e 31 sono i deceduti in precedenza ma registrati soltanto ieri. Questo invece è il report su base regionale dei posti letto. I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656, mentre i posti letto di terapia intensiva occupati sono 96. Per quanto riguarda invece i posti di degenza disponibili, sono 3.160 tra posti letto Covid ed offerta privata, mentre quelli occupati sono 1.385. Adesso cambiamo argomento. Una donna di 37 anni, Anna Foglia Manzillo, è morta in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di ieri in una galleria da Gerola sui Monti Lattari. Secondo le prime ricostruzioni, la ciclista sarebbe stata investita da un veicolo il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso e che, dopo l'impatto, ha fatto perdere le proprie tracce. La donna, che non faceva mistero della sua grande passione per lo sport delle due ruote, lascia due figli.
c'è sconcerto e forte scoramento a Bosco Reale, in provincia di Napoli, per la morte di Anna Foglia Manzillo. Sono diversi i messaggi di cordoglio dei compagni di squadra con la quale la donna era tesserata per la Bike Cycling Team. Un amico ha postato su Facebook una foto che lo ritrae insieme con la 37enne ed altri atleti. Voglio ricordarti così, simpatica, gentile, ma soprattutto in sella alla tua amata bici. Ed è grazie alla bicicletta che ho avuto il piacere di conoscerti e di averti come amica di team. Si attende l'autopsia che chiarirà la causa del decesso e sono in corso le indagini delle forze dell'ordine che nella notte hanno ascoltato alcune persone. In relazione al programmato ritorno in presenza nelle scuole, compatibilmente con la situazione epidemiologica, la Regione Campania ha chiesto ed ottenuto l'invio di 350.000 test antigenici che arriveranno alla fine di questa settimana. In tempi brevi sarà definito un programma di screening a tappeto per tutto il personale scolastico ed anche per i lavoratori del trasporto pubblico. La situazione però è ancora complessa in provincia di Caserta. Da un sondaggio effettuato dalla dirigente scolastica Rosa Prisco e dalle scuole private presenti sul nostro territorio è emersa in maniera evidente la scarsa adesione allo screening di domani da parte degli alunni in una percentuale decisamente inferiore alla metà. Purtroppo questi numeri ad oggi non possono darci alcuna garanzia su una ripresa in sicurezza. Per questo motivo lo screening è rinviato e la riapertura delle scuole in presenza è rimandata al giorno 25 gennaio 2021. È una scelta necessaria, ma serve la nostra fermezza in una fase decisiva per contenere il rischio di una terza ondata di questa pandemia. Ed è questa la decisione del sindaco di Arienzo, Giuseppe Guida. Discesa dei contagi da Covid in provincia di Caserta. Secondo il report dell'ASL di Terra di Lavoro sono 141 i nuovi positivi, l'8% dei 1750 tamponi processati. Sono 10 le vittime che si registrano nelle ultime 24 ore, mentre i guariti sono invece 219, con gli attuali positivi che diminuiscono di 88 unità e raggiunge quota 3989. La città che fa segnare il maggior numero di attuali positivi è Maddaloni con 244, seguita da Caserta con 232 e da Aversa con 212. Preoccupa la situazione per quanto riguarda il comune di Mondragone, che ha registrato nell'ultimo giorno 40 contagiati, un dato particolarmente allarmante che necessita di attenzioni nei prossimi comunicati. Adesso cambiamo argomento perché è il momento dello sport. La Casertana ha comunicato con una nota ufficiale di aver risolto consensualmente l'accordo con il calciatore Gioele Origlia. Il club dei Falchetti ha voluto ringraziare il giocatore per la professionalità e per la serietà messa al servizio dei colori rosso-blu nel corso della sua esperienza all'ombra della Reggia. Intanto, ieri pomeriggio c'è stata una conferenza di presentazione per quanto riguarda i neoacquisti rossoblu Turchetta e Del Grosso. Ascoltiamo le parole del presidente D'Agostino sulle strategie di mercato in questo servizio. Buonasera. Gianluca già lo conosciamo, quindi come si è creata le condizioni per portarlo di nuovo a Caserta, noi ci abbiamo pensato due volte, anche se ci sono state quasi sempre addosso, quindi è stata sempre una pallina. Oltre il calciatore, un ragazzo che ci ha lasciato veramente dei bellissimi ricordi, insomma. Con chiunque ne parlo di uno che porta, oltre ad essere come calciatore lo conosciamo, tanta allegria, tanta simpatia, un ragazzo da spogliatoio. Poi noi cercavamo qualcosa di già pronto, quindi l'occasione è capitata e l'abbiamo chiuso in un giorno. Questo per quanto riguarda Gino, poi per quanto riguarda il suo signorino qua, io penso che lo conoscete tutti quanti, quindi non sto qua a dirvi chi è, cosa va. C'era qualche perplessità di qualcuno che non poteva stare bene, ma negli ultimi 6 mesi ha fatto 20 partite.
da protagonista, no comparsa. Quindi credo che abbiamo portato due calciatori che, oltre ad avere una certa esperienza, ci alzano un bel po' il tasso tecnico. Ringrazio il presidente e questa società, questa famiglia, perché sicuramente se sono qui il merito è soprattutto loro e l'accoglienza è stata sicuramente straordinaria perché sapevo cosa avevo lasciato e ritrovarlo con questo entusiasmo in un momento difficile comunque per il calcio e non è semplice affrontare certe dinamiche, certi momenti, queste emozioni si ritrovano soprattutto in queste piazze importanti, quindi ora dai, è arrivato il momento di iniziare e siamo pronti per riscrivere qualcosa insieme. Con lo sport, con la Casertana, era la nostra ultima notizia. Vi auguriamo un buon proseguimento di giornata sui nostri canali.